sono le vicende materiali dei quadri di Caravaggio che ci portano, ci riportano nella sua Milano. È qualche anno più tardi, è il 1607, Caravaggio, lo vedremo, è ormai in fuga nel Regno di Napoli. E qua a Milano il cugino di San Carlo Borromeo, il cardinale Federico, l'arcivescovo della città, si prende cura non solo dei corpi, ma anche delle anime, degli spiriti, delle menti dei milanesi. Lo fa, come lo fa? Lo diciamo con le parole di Alessandro Manzoni, con le parole del 22° capitolo dei Promessi Sposi. I Promessi Sposi nella prima redazione si chiamavano Fermo e Lucia. Manzoni non lo sapeva, ma Fermo e Lucia erano, lo ricorderete, i genitori di Caravaggio. Tanto profondamente si era impregnato dello spirito della Lombardia, dell'Italia del Seicento, che le parole dei Promessi Sposi evocano, fanno rivivere un tessuto che è lo stesso tessuto dove si svolgono molte delle cose di cui parliamo. E così nel 22° capitolo dei Promessi Sposi Manzoni parla delle cure che Borromeo aveva per i poveri, anche minute, far portare gli avanzi della sua mensa ai poveri di Milano. Quanto attuale questa preoccupazione. Cure, dice Manzoni, che potrebbero forse indurre concetto di una virtù gretta, misera, angustiosa, di una mente impaniata nelle minuzie e incapace di disegni elevati, se non fosse per questa biblioteca ambrosiana che Federico fonda senza chiamarla borromaica, ma con umiltà intitolandola a Sant'Ambrogio e quindi legandola ai pastori di Milano del futuro fino ai nostri giorni. Federico la ideò con sì animosa lautezza e la resse con tanto dispendio fin dai suoi fondamenti. In una storia dell'ambrosiana scritta col costrutto e che l'eleganza comuni del secolo da un Pierpaolo Bosca, che vi fu bibliotecario dopo la morte di Federico, viene notato espressamente come cosa singolare che in questa libreria, eretta da un privato quasi tutta a sue spese, i libri fossero esposti alla vista del pubblico, dati a chiunque li chiedesse e datogli anche da sedere e carta e penna e calamaio per prendere gli appunti che gli potessero bisognare, mentre in qualunque altra insigne biblioteca pubblica di Italia i libri non erano nemmeno visibili, ma chiusi in armadi, da dove non si levavano che per gentilezza dei bibliotecari quando si sentivano di farli vedere un momento. Di dare ai concorrenti il comodo di studiare non se ne aveva neppure l'idea. Di modo che arricchire tali biblioteche era un sottrarre libri all'uso comune, una di quelle coltivazioni, come ce n'era e ce n'è tuttavia molte, che isteriliscono il campo. Non domandate quali siano stati gli effetti di questa fondazione del Borromeo sulla cultura pubblica. Sarebbe facile dimostrare in due frasi, al modo che si dimostra, che furono miracolosi o che non furono niente. Cercare e spiegare fino a un certo segno quali siano stati veramente sarebbe cosa di molta fatica, di poco costrutto e fuori di tempo. Ma pensate che generoso, che giudizioso, che benevolo, che perseverante amatore del miglioramento umano dovesse essere colui che volle una tal cosa. La volle in quella maniera e l'eseguì in mezzo a quella ignorantaggine, a quell'inerzia, a quell'antipatia generale per ogni applicazione studiosa e per conseguenza in mezzo ai cosa importa? C'era altro da pensare? E che bella invenzione! Mancava anche questa. E simili, che saranno certissimamente stati più che gli scudi spesi da lui in quell'impresa, i quali furono 105.000, la più parte dei suoi. Cosa direbbe oggi Alessandro Manzoni? Cosa direbbe il cardinale Federico Borromeo se vedessero le biblioteche pubbliche, non private, dell'Italia democratica di oggi? Un momento in cui i governi chiamano gli studiosi gufi e permettono che la Biblioteca Nazionale di Firenze cada in caduta libera. Ci si deve studiare col cappotto d'inverno e con i vetri rotti. Che cosa dicono i governi? Dicono: che cosa ci importa delle biblioteche? C'era altro da pensare. Bella invenzione, ci mancherebbe altro che dare i soldi ai libri e agli studiosi. Già, a cosa servono le biblioteche? Ma non siamo qua per piangere sulle biblioteche pubbliche italiane, anche perché non ci basterebbe il tempo. Entriamo nell'Ambrosiana, perché? Perché lo stesso Manzoni ci ha raccontato che accanto
alla biblioteca, il cardinale Borromeo volle porre una galleria di quadri, una di statue e una scuola delle tre principali arti del disegno. Ed è per questo, naturalmente, che siamo qua. Il cardinale Borromeo, dopo aver fondato la biblioteca, decise che i libri e i manoscritti non sarebbero stati sufficienti e volle che i milanesi potessero accedere liberamente anche alla sua pinacoteca, ai suoi quadri. Le parole e le figure, le due lingue degli italiani che tornano ad incrociarsi anche in questo momento. Borromeo sa che non c'è una differenza, non è vero che i libri servono ad imparare e le figure e i quadri a dilettarsi. Entrambi si intrecciano e possono costituire un alimento profondo e vero per la crescita spirituale a tutto tondo delle persone e appunto non solo dei ricchi, non solo dei ceti abbienti, ma di tutti. La bellezza per il cardinale Borromeo non è un concetto astratto, tantomeno una realtà commerciale, ma è qualcosa che va messa a disposizione di tutti in un progetto sulla persona umana, diremmo oggi, con le parole della nostra Costituzione. E così, tra i quadri del cardinale Borromeo, che egli nel 1607 decide di annettere alla biblioteca in un lascito pubblico, c'è anche la canestra di frutta. È di fatto il primo quadro di Caravaggio non sacro, non su un altare, che venga esposto al pubblico. Non solo, è anche l'unica opera di Caravaggio che torna, lui vivo, in Lombardia, nella Milano in cui era nato. Ci torna con una scelta, attraverso una scelta consapevole del cardinale Borromeo. Non sappiamo se Federico l'abbia comprata o l'abbia commissionata o ancora l'abbia ricevuta in dono. Sappiamo però che ne aveva un'altissima considerazione. La canestra è citata nei documenti di fondazione dell'Ambrosiana, è citata nel 1607 come un quadro di lunghezza di un braccio e di tre quarti in circa, di altezza, dove in campo bianco, un bianco che non è esattamente bianco, è un colore neutro, difficile da apprezzare se non di fronte alla tela, è dipinto un canestro di frutti, parte con le loro foglie e parte spiccati da esso, fra i quali vi sono due grappoli di uva, uno di bianco e l'altra di nera, fichi, mele e altri, di mano di Michelangelo da Caravaggio. Non c'è nessun dubbio sull'identificazione, naturalmente, ma la cosa molto interessante è che qualche tempo dopo, quando il cardinale Federico descrive il museo, in un testo che viene allegato al suo trattato sulla pittura, dedica a quest'opera alcune righe latine di particolare interesse, le traduco in italiano. La fiscella, la canestra di Michelangelo. Non manca la gloria da questa canestra dalla quale spuntano dei fiori. Il cardinale Borromeo si confonde nella versione latina, ma poi in una versione italiana che è stata ritrovata la descrive correttamente, sono i frutti, è proprio quest'opera. La fece Michelangelo di Caravaggio, che a Roma era diventato grande, era cresciuto in autorità. C'è tutta la consapevolezza di un lombardo che vede in quest'altro lombardo, in quest'altro milanese, un uomo di successo, seppur discutibile nella condotta di vita, certamente un uomo che è diventato autorevole nell'arte della pittura. Avrei voluto, confessa Borromeo in una sorta di scusa, avrei voluto affiancarle un altro quadro simile, averne un'altra simile, ma siccome nessun'altra riusciva a eguagliare per bellezza l'eccellenza incomparabile di questo quadro, è rimasta sola.
In effetti questo quadro è una sorta di spartiacque. Nulla sarà più come prima nella storia dell'arte italiana dopo che Michelangelo da Caravaggio mette poca frutta in questa canestra di vimini, la appoggia su un tavolo e l'appoggia in modo che esca un po' nel vuoto, che ci venga incontro, che buchi la tela, come farà più tardi con lo sgabello del San Matteo nella seconda versione della pala d'altare per la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, come farà tante altre volte. Dopo che Caravaggio fa queste poche cose e ritrae ciò che ha messo in posa sul suo tavolo nello studio, davvero niente sarà come prima. Gli storici dell'arte sono chiesti a lungo se fosse un frammento di qualcosa di più grande. Per la sua composizione decentrata ma riequilibrata genialmente con le foglie, e anche perché sembrava impossibile dare tutta questa importanza in quel momento a della frutta. E invece no, il quadro nasce così, l'esame dei bordi della tela dimostra che non è stato tagliato. Bellori aveva descritto la vita di Caravaggio a Roma, all'inizio del suo arrivo a Roma, quasi prigioniero della natura morta nello studio del Cavalier d'Arpino. Dice Bellori che Caravaggio si esercitava di mala voglia in queste cose, sentendo gran rammarico di vedersi tolto alle figure. Da una parte Bellori coglie una spinta vera che c'è davvero in Caravaggio, e cioè il suo anelito, la sua aspirazione ai quadri di figura. Non è affatto vero che gli rinunci al cimento con la tradizione del Rinascimento, il cui centro è il corpo umano, e il corpo in tutte le sue forme sarà presto l'ossessione di Caravaggio. Ma dobbiamo pensare che Bellori in fondo non capisse l'essenza più intima di questo quadro. Caravaggio non provava rammarico sentendosi costretto a dipingere qualcosa del genere, tant'è vero che torna a fare un quadro come questo tra il 95 e il 96, quando ormai è libero. È libero dalle pressioni del mercato, è libero dalla sua fame, è libero dalla necessità di trovare provvedimento e recapito, e questo quadro fa parte di una fase più felice, quando egli è nel palazzo del Cardinal del Monte e può permettersi di fare quello che vuole, e vuole tornare sulla natura morta. Chi coglie pienamente questo punto di svolta è Vincenzo Giustiniani, grande amico e grande mecenate di Caravaggio, che scrive una lettera molto importante sui 12 modi in cui si può dipingere. È lo scritto non di un teorico, ma di un amatore, di un collezionista, appunto, di un mecenate, che, descrivendo la pittura di natura morta, il quinto modo di dipingere, sapere ritrarre fiori e altre cose minute, cita una delle poche frasi uscite dalla bocca di Caravaggio, dalla sua viva voce. Il Caravaggio disse che tanta manifattura gli era a fare un quadro buono di fiori come di figure. Difficilmente si potrebbe esagerare la portata eversiva di questa frase. Caravaggio metteva sullo stesso piano la pittura sacra, la pittura di storia e la pittura di oggetti. Teorizzava la rivoluzione che apre le porte alla pittura moderna. La differenza non sta nel contenuto, non sta nell'oggetto della pittura. La differenza sta nel come si dipinge. Il punto è la manifattura. La pittura si divide in buona pittura e cattiva pittura. È per questo che Caravaggio, dicendo tutto ciò, è profondamente rivoluzionario. Perché non è il punto di vista di un teorico, non è il punto di vista di un cardinale, è il punto di vista di un artista, ed è il giudizio di chi l'arte la fa. Giustiniani capisce profondamente tutto questo, tanto che Caravaggio non viene confinato fra i pittori di cose, ma viene messo nel dodicesimo modo di dipingere, il modo più alto, insieme ai Carracci e a Guido Reni. Questo dodicesimo modo è il più difficile: dipingere di maniera e con l'esempio avanti del naturale. Alcuni di questi pittori, dice Giustiniani, hanno più premuto nel naturale, Caravaggio, che nella maniera, e taluno più nella maniera che nel naturale, Guido Reni per esempio, senza però discostarsi dall'uno né dall'altro modo di dipingere, premendo nel buon disegno e vero colorito e con dare i lumi propri
e veri. L'opera è pensata come una sorta di ostensione. La frutta è un corpo, quasi un corpo santo, mostrato a chi guarda, come se si fosse aperta una tenda e avessimo la straordinaria occasione di vedere qualcosa di importante ed irripetibile. Un'idea, una sensazione fortissima che è contraddetta dal fatto che questa frutta non ha nulla di speciale. Il punto è la manifattura, il punto è l'arte, il punto è tutto ciò con cui Caravaggio racconta una storia che in sé non ha importanza, se non per il lume che ci cade in quel momento. Ed è per questo che Roberto Longhi dirà che questo quadro è un primo frammento di una psiche impressionista. C'è davvero una linea che porta direttamente all'arte moderna. Porta fino a Cézanne, porta fino a Morandi. Quando Cézanne doveva citare un suo grande maestro, un suo grande ispiratore, sceglieva Chardin, il grande pittore di natura morta del Settecento francese, e diceva che intorno ai suoi oggetti, agli oggetti dei suoi quadri, si sentiva come un pulviscolo di emozioni, come se quegli oggetti catturassero le emozioni degli esseri umani che li avevano amati, che li avevano toccati. Diderot, parlando di Chardin, diceva che Chardin era il grande mago delle composizioni mute, mettendo l'accento sul silenzio che avvolge gli oggetti e che non permette agli uomini che guardano il quadro neanche di parlare. È un silenzio contagioso. Di fronte a questo quadro non viene da parlare, non viene da smanettare sui telefonini, non viene da far niente se non da fare silenzio, cercando in noi stessi. E questo è il paradosso della natura morta, che escludendo la figura umana parla della nostra umanità più profondamente di quanto non facciano i quadri di figura. Tra i frutti più alti di questa prima maturità di Caravaggio va contato senza dubbio il Bacco degli Uffizi. Questo quadro, di cui le fonti non parlano, viene dipinto nel momento in cui Caravaggio ha sul cavalletto la canestra di frutta dell'Ambrosiana, che vediamo in qualche modo trapassare direttamente in questa crespina, cioè in questo contenitore tipico della tradizione lombarda, che sorregge frutti non molto lontani da quelli che abbiamo visto a Milano nella raccolta del cardinale Borromeo. Ma ora l'obiettivo si allarga. Dietro la frutta c'è una figura umana. È il momento in cui Caravaggio dipinge il riposo nella fuga in Egitto, in cui dipinge la Buona Ventura. Siamo probabilmente nella stanza di Monsignor Petrignani. Io credo che si possa vedere nel Bacco un altro quadro che Caravaggio dipinge per se stesso, senza avere in mente in un primo momento un committente, un destinatario. Egli ripensa ai quadri del suo inizio, quelle figure, mezze figure con la frutta, che aveva dipinto al tempo del Cavalier d'Arpino. È in qualche modo un rifacimento d'autore del Bacco, il cosiddetto Bacchino malato della Galleria Borghese, il primo quadro di Caravaggio che sia arrivato fino a noi, e di chissà quante altre figure simili che oggi non conosciamo e abbiamo perduto. Induce a pensarla così il fatto che quest'opera sia dipinta su una tovaglia di Fiandra, lo stesso singolare supporto del riposo nella fuga in Egitto. Due quadri collegati materialmente, ma collegati anche dall'invenzione, dal corredo. Le foglie che coronano la testa del Bacco hanno le stesse tonalità autunnali, siamo nello stesso autunno in cui si svolge il riposo nella fuga in Egitto. E così il grande materasso arrotolato, appena nascosto da questo lenzuolo che finge una toga, è lo stesso che viene arrotolato nel riposo per fare da supporto a San Giuseppe. È la stessa attrezzatura usata negli stessi momenti. Anche il modello lo conosciamo, è l'angelone che sorregge San Francesco sdraiato, caduto in terra dopo aver ricevuto le stimmati. Un modello che frequenta in questi giorni la stanza di Caravaggio. Nessuna fonte, abbiamo detto, ce ne parla. Questo quadro riemerge fortunosamente all'inizio del Novecento nei depositi degli Uffizi, così malconcio, così mal ridotto, che in un primo tempo non si capisce che è di Caravaggio, si pensa certamente al suo ambiente,
ma poi si afferma l'idea dopo il restauro che non solo si tratta di un autografo del Medici, ma di un autografo straordinariamente importante per qualità. Barco a Firenze. Non lo sappiamo, nessuna fonte e nessun documento ce l'ha finora chiarito. Il Bacco, se è lui, ha un'attestazione molto precoce, nel 1609, in un inventario della villa di Artinino. Se questo è davvero il quadro di Caravaggio, è seducente pensare che il Granduca Ferdinando I lo tenesse in una villa sprofondata tra le vigne, in uno dei luoghi mitici della produzione vinicola toscana già allora. Un Bacco fortemente associato a ciò che il dio del vino rappresenta, non solo nella mitologia ma anche nella vita attuale. Ferdinando l'ha forse ricevuto in dono, si suppone, dal cardinale Del Monte. Del Monte era legato a Ferdinando quando Ferdinando era cardinale, prima che lasciasse la porpora cardinalizia per succedere al fratello Francesco come Granduca di Toscana, come terzo Granduca di Toscana. È interessante però soffermarci sul fatto che qua Caravaggio non ha nessuna costrizione da parte della committenza, egli è totalmente libero. Immagina una situazione quotidiana nel suo studio e ci fa sentire, quasi ci fa toccare la messa in scena, così come abbiamo visto nella Maddalena pentita, in cui abbiamo quasi toccato il pavimento del suo studio. Anche qua siamo nella stessa stanza. Bacco cerca un rapporto con lo spettatore, più di qualunque altra figura che Caravaggio avesse dipinto fino a quel momento. Si rivolge a chi guarda, come si dice nella storia dell'arte di oggi, è un'opera transitiva che porta la sua azione verso chi sta fuori della tela. Per avere un senso compiuto ha bisogno di uno spettatore complice che sappia lasciarsi ingannare dalla finzione della pittura. Uno spettatore che sia quasi disposto a tendere la mano verso il Bacco per prendere la coppa di vino che Bacco gli sta porgendo. Possiamo immaginarci che tra un po' il confine della tela venga varcato e che quel calice di vino esca nello spazio reale, lo possiamo prendere. È da questo punto che parte una tradizione pittorica particolarmente importante, perché è come la spina dorsale della storia dell'arte moderna. È a questo quadro che guarda Velázquez per il suo Bacco, un Bacco che si rivolge anch'esso direttamente allo spettatore, circondato da contadini dell'Andalusia mangiati dal fuoco e dalla fatica, eppure lui, giovane e bello, viene a consolarli col frutto dell'uva, con il vino, e ce lo offre ancora a noi. Questa idea di istituire un legame forte con lo spettatore dura fino a Manet. È Roberto Longhi che, leggendo questo quadro, getta un ponte fino al padre dell'impressionismo. Tutti i Bacchi del Rinascimento, pensiamo al Bacco di Michelangelo, che Caravaggio può aver conosciuto, hanno una cosa in comune, dice Longhi, non hanno nulla da spartire con questo torpido e assonnato garzone d'osteria romanesca, incoronato a caso da pampini d'ogni colore, con un calice di lusso. L'ultimo rimasto nell'osteria, si chiede Longhi, tenuto leziosamente con la sinistra, in contrasto col vassoio di terraglia rustica e con la caraffa comune, per non parlare di quello stramazzo ad uso di triclinio plebeo. Intanto palese impaccio, l'aspetto del quadro sembra, col consenso ironico del pittore, già pronto a sopportare qualunque pesante motteggio popolare trasteverino, mi sembri tale e quale un Bacco in India o qualcosa del genere. Ma nei punti di sutura più sottile tra tema e visione, il pensiero per quei tempi è più moderno che non sia stata tanto più vicina a noi la barista di Manet al banco di zinco delle Folies Bergère. L'invenzione di Manet in effetti è la stessa del quadro di Caravaggio. Lì vediamo la barista e di fronte a lei una natura morta che è fatta di calici di cristallo, al posto del vino una bottiglia di champagne.
Ma Manet è meno implicito, è meno sottile di Caravaggio. Alle spalle della barista mette una grande specchiera in cui si riflette lo spettatore, inconfondibilmente maschile, un cappello a cilindro. Lì lo spettatore cade nel quadro ed è uno spettatore bloccato nella situazione storica in cui quel quadro è dipinto. Ma il modo con cui la barista si rivolge allo spettatore che Manet immagina nei secoli successivi fino a noi è lo stesso modo con cui Caravaggio immagina il suo Bacco, uno sguardo carico di tensione che avvince il visitatore, lo spettatore, colui che guarda a colui che lo sta guardando, quasi in una confusione di ruoli. Caravaggio investe moltissimo in questa invenzione, così forte, così matura, così consapevole. Investe così tanto da probabilmente ritrarre anche se stesso, perché sulla caraffa del vino si scorge, e le radiografie moderne l'hanno dimostrato al di là di ogni dubbio, un piccolo volto, dei capelli neri, due occhi, un colletto bianco. È probabilmente Caravaggio stesso che si riflette, tutto lo studio di Caravaggio si riflette nella caraffa, e il pittore, l'artista è una parte, è il motore della macchina dello studio. Questo volto non è soltanto una firma, è un modo di far capire che quando il quadro denuncia, costringe a raccontare fino a noi la sua messa in scena, la sua costruzione, la sua genesi, in questa genesi il pittore ha un ruolo, pictor in fabula, il pittore precipita nel quadro. Non possiamo guardare il Bacco senza pensare a Caravaggio, che prima di noi l'ha guardato, che l'ha messo in scena, che gli ha dato un suo lenzuolo perché diventasse qualcosa che potesse ricordare una toga. In questo livello di finzione, in questa capacità di collegare la vita di quel momento passata per sempre nello studio con la nostra vita, c'è la capacità di Caravaggio di conservarsi vivo, vivo e presente. Quel piccolo volto che ci guarda non è il volto di un morto, è il volto di un vivo, forse più vivo di noi. Se per il Bacco continuiamo ad avere dei dubbi sul fatto che sia qua agli Uffizi, perché fu veramente donato dal cardinale Francesco Maria del Monte al granduca Ferdinando, non abbiamo nessun dubbio invece sul fatto che andò proprio così per l'eccezionale compagno di stanza del Bacco, che è una delle immagini di Caravaggio che è penetrata con più forza, direi con più violenza, nell'immaginario dei nostri giorni. Si tratta di uno dei quadri di Caravaggio che ha conservato ininterrottamente la sua collocazione in una raccolta principesca, poi diventata un grande museo, fin dai giorni in cui fu dipinto, ed è dalla Medusa che ora andiamo. E Perseo giunse alla casa della Gorgone, e qua là, per i campi e per le strade, vedeva figure di uomini e di animali, tramutati da esseri veri in statue per aver visto Medusa. Lui comunque guardò la forma dell'orrenda Medusa riflessa nello scudo di bronzo che portava al braccio sinistro, e mentre un sonno pesante gravava sui serpenti e su lei stessa, le spiccò il capo dal collo. E dal sangue nacquero Pegaso, alato di Estriero, e suo fratello. È la scena che Ovidio descrive nelle Metamorfosi e che tante altre fonti classiche raccontano, quella che il cardinal del Monte chiede, stavolta in una vera e inequivocabile commissione, al giovane Caravaggio. Perché? Ce lo dice Giovanni Baglione nella biografia del pittore. Parimente dipinse una testa di Medusa con capelli di vipere, assai spaventosa, sopra una rotella che dal cardinale fu mandata in dono a Ferdinando, granduca di Toscana. Il cardinal del Monte vuol fare un dono principesco, vuole uno scudo di torneo che raddoppi, faccia rivivere, replichi lo scudo di Pegaso, lo scudo di bronzo in cui si riflette il capo di Medusa,
o addirittura leggi dallo scudo di Atena su cui la dea monta per sempre la testa di Medusa per impietrire i suoi nemici. La scelta ebbe uno straordinario successo e anche Giovan Pietro Bellori, biografo ancor meno tenero di Baglione nei confronti di Caravaggio, ci dice che dal Marino, da Giovan Battista Marino, dal poeta più grande del suo tempo, fu celebrata particolarmente la testa di Medusa di sua mano che il Cardinal del Monte donò al Granduca di Toscana. Abbiamo un documento molto prezioso, una nota di consegna, 7 settembre 1598, le carte della Galleria a Firenze testimoniano che una rotella o scudo tondo con fregio attorno arabescato d'oro e dipinto in mezzo la testa di Medusa in campo verde con la sua imbracatura per poterlo davvero portare entrava nelle raccolte medicee. È prestissimo ed è probabilmente pochi mesi dopo che Caravaggio ha terminato di dipingere lo scudo. Marino lo vede a Firenze, probabilmente nel 1601, e gli dedica alcuni versi particolarmente importanti. Or qui i nemici fian che freddi marmi non divengan repente, immirando, Signor, nel vostro scudo, quel fier gorgone e crudo, cui fanno orribilmente volumi viperini, squallida pompa e spaventosa ai crini. Ma che, poco fra l'armi a voi fia d'uopo il formidabil mostro, perché la vera Medusa è il valor vostro. L'encomio di Marino a Ferdinando non nasconde questa ammirabile trasmissione. Caravaggio dipinge un'immagine ispirandosi ai versi di Ovidio e Marino ritrasforma quell'immagine in versi, in questo circuito fra pittura e poesia in cui il nostro pittore si trova come catturato, cavandosela però egregiamente. Anche Gaspare Murtola, nemico mortale di Marino, dedica dei versi a questa Medusa e non a un'altra versione che si è voluta accreditare come autografa negli ultimi tempi, ma che è con ogni evidenza una copia del nostro scudo. «È questa di Medusa, dice il Murtola, la chioma avvelenata, di mille serpi armata? Sì, sì, non vedi come gli occhi ritorce e gira? Fuggi lo sdegno e l'ira, fuggi, che se stupore agli occhi in pietra, ti cangerà anco in pietra». Lo sguardo di Medusa è uno sguardo pericoloso, come sanno i fiorentini che fanno i conti con lo sguardo della Medusa, della testa della Medusa di Cellini, che cambia in pietra gli altri abitanti della piazza, così spiegando nei versi di occasione che furono fatti quando fu scoperto il gruppo di Cellini la presenza di un popolo di statue nella piazza della Signoria. In effetti la destinazione fiorentina era particolarmente azzeccata, perché, e questo probabilmente Caravaggio, sicuramente il Cardinal del Monte e Ferdinando lo sapevano, si tramandava all'esistenza di una Medusa dipinta da Leonardo. Leonardo che era in fondo l'anello di congiunzione fra la tradizione fiorentina del Rinascimento e quella lombarda in cui era cresciuto Caravaggio. Dice Vasari che a Leonardo venne fantasia di dipingere in un quadro a olio una testa d'una Medusa con un'acconciatura in capo con un aggruppamento di serpi, la più strana e stravagante invenzione che si possa immaginare mai. Ma come opera che portava tempo e come quasi interviene in tutte le cose sue, rimase imperfetta. Leonardo, tanto per cambiare, dice Vasari, non porta in fondo l'esecuzione di questa Medusa, la cui memoria però rimane vivissima, anche se questa Medusa di Leonardo poi si perderà. Fa una certa impressione ricordare che molto più tardi, nel 1736, quando viene fatto uno dei tanti inventari della raccolta medicea, classificando quest'opera, si dice, uno scudo, dipintovi una testa di Medusa in campo verde, di mano del Caravaggio, oppure vogliono che sia di Leonardo da Vinci. Si era persa la memoria della Medusa di Leonardo, la si vedeva reincarnata fino a confondere le attribuzioni nella Medusa di Caravaggio. Un passaggio di testimone, una confusione che a Caravaggio non sarebbero affatto dispiaciuti, perché c'è quella stessa sperticata tensione verso la resa naturalistica, quanto a lungo Caravaggio deve aver studiato dei veri serpenti che si sarà fatto portare nel suo studio,
nello sgomento dei modelli e degli amici. Ma tutto questo però è funzionale, non a uno studio lenticolare, quasi entomologico della realtà, ma invece a una restituzione fortissima, psicologicamente forte, aggressiva, violenta. Lo capisce molto bene il Granduca Ferdinando, che fa montare questo scudo, che è un vero scudo, su una armatura di un cavallo. Un cavallo e un cavaliere ricoperti da un'armatura persiana che erano arrivati in dono a Firenze dallo Scià di Persia, dallo Scià Abbas, e che viene posta in opera proprio nel cuore della raccolta di armi, nell'armeria di Ferdinando, nei corridoi degli Uffizi. Questa medusa che cosa rappresenta? Su questo si discute molto. Se è lo scudo di Perseo, perché il capo è già tagliato, lo scudo di bronzo su cui si riflette l'immagine che lui guarda per poterla decapitare senza fissarle gli occhi, quelli veri. Ma perché allora se lo scudo di Perseo è già decapitata e il sangue che genererà Pegaso sta già sgorgando copioso dal collo? E se è invece lo scudo di Atena, perché questo sangue continua a sgorgare? Perché questi occhi sgranati che colpiscono i poeti del Seicento, se la morte è già avvenuta? Io credo che non si debba trovare una giustificazione narrativa e naturalistica. Caravaggio immagina, come sempre, un momento di una scena concitata. Vedremo molte teste spiccate dal corpo nella carriera pittorica di Caravaggio. È ossessionato dal momento in cui la vita lascia il corpo e in cui la testa ancora per un secondo è viva. Ha voluto bloccare questo momento. Dobbiamo immaginarci Perseo che sta finendo di roteare la sua sciabola, ma quel momento è bloccato per sempre astrattamente su uno scudo di torneo, lo scudo di Pegaso, lo scudo di Atena, lo scudo di Ferdinando. Oggi semplicemente una delle immagini più correnti, più care, più automaticamente presenti nella nostra riflessione quando immaginiamo una scena di violenza, quando immaginiamo, ci chiediamo se si possa fermare in un secondo il momento tragico in cui un atto di violenza spegne una vita e separa la testa da un corpo. Se vogliamo capire la doppia vita di Caravaggio, i due livelli della sua vita, non c'è un posto migliore per farlo che qua. Qua, in pochi metri quadrati, si svolgono due registri, si avvicinano e nello stesso tempo sono incomunicabili due registri principali della vita di Caravaggio. Dietro di me vedete San Luigi dei Francesi, la chiesa dove avviene il debutto pubblico di Caravaggio, le sue prime opere d'altare. Alle spalle di San Luigi dei Francesi, Palazzo Madama, il palazzo del Cardinal del Monte, dove viveva il Cardinal del Monte, detto così dalla Madama d'Austria, dalla Margherita d'Austria, la vedova di Alessandro dei Medici. È un palazzo del Granduca di Firenze in cui il Cardinal del Monte è ospitato perché è legato ai Medici. Ed è lì che vive Caravaggio come pittore del Cardinal del Monte quando debutta in San Luigi dei Francesi. Deve attraversare, fare solo pochi metri. Dall'altra parte della strada, Palazzo Giustiniani. Nella stanza grande dei quadri antichi si contano 13 quadri di Caravaggio, decine di opere dell'artista più raro e prezioso dell'inizio della storia dell'arte moderna. Ma immediatamente fuori da quella chiesa, da questi palazzi, per queste strade, per i vicoli di Roma, nella zona della Scrofa, nelle strade che vanno verso Campo Marzio, si svolge la vita notturna di Caravaggio, fra le osterie e le risse, la frequentazione di un sottomondo più innocuo del sottomondo di oggi che conosciamo dalle cronache di Mafia Capitale, ma certamente un mondo assai diverso da quello dei cardinali, dei prelati, dei palazzi della Roma di quel momento. Nel 1605, dopo l'ennesima rissa, ricoverato a casa di un suo amico giurista perché era anche stato sfrattato da casa, quando più banale menzogna che era caduto sulla sua stessa spada e dirà: mi è successo
camminando per queste strade. Queste strade sono le strade che vanno da San Luigi dei Francesi, lungo Via della Scrofa, fino a Campomarzio da una parte, fino al Palazzo Borghese e di qua verso la Rotonda, verso il Pantheon. Qua inizia Via Pozzo delle Cornacchie, che si chiama ancora così, e che è il teatro di uno dei primi fatti di cronaca che noi conosciamo dai verbali di polizia. Documenti che sono stati amorevolmente trascritti tante volte e da ultimo raccolti in questo bel catalogo Caravaggio, una vita dal vero, promosso proprio dall'Archivio di Stato di Roma. Ci si chiede a che cosa servano gli archivi, perché i governi dovrebbero finanziarli per questo, per permetterci tra l'altro di sapere cosa succedeva qui, su queste lastre, su questi sanpietrini di Via Pozzo delle Cornacchie, la sera dell'8 luglio del 1597. Succedeva che un musico, Angelo Zanconi, veniva ferito, percosso e poi sporgeva denuncia. E tutti i sospettati venivano convocati e interrogati in verbali che sono di straordinario interesse. Apprendiamo che Caravaggio si muoveva qui andando a cena col suo amico Prospero Orsi, veniva a bussare a Costantino Spada, un mercante di quadri che stava a San Luigi dei Francesi, e insieme andavano a bere qualcosa. E mentre camminavano succedeva di trovare in terra un mantello, questa è la loro versione, di raccoglierlo e di portarlo a una bottega di un barbiere che sta lì dalla Scrofa andando verso il Pantheon, in via Pozzo delle Cornacchie, esattamente qui. I verbali ci descrivono Caravaggio, un giovinaccio grande di 20 o 25 anni, con poca barba nera, grassotto, con ciglia grosse e occhio nero, va vestito di nero, non troppo bene in ordine, un paio di calzette nere un po' stracciate e porta i capelli grandi, lunghi dinanzi. È un pittore milanese, ci dicono. Mettete lombardo, perché lui parla alla lombarda. Non pensiamo mai a come doveva essere Caravaggio dal vero. Doveva avere un accento lombardo, un accento milanese, che lo faceva riconoscere qua nel cuore di Roma. Siamo per trovarci al cospetto di una delle opere più singolari di Caravaggio. Non associeremmo il suo nome a un luogo di delizie, un luogo arcadico, di verde, di fontane. Lo associamo al chiuso dei palazzi privati, al buio delle chiese di Roma. Invece qua Caravaggio, grazie a un'idea del Cardinal del Monte, lega per sempre, nonostante mille discussioni sull'autografia, come vedremo, il suo nome a una villa cardinalizia. Questi straordinari luoghi di delizia in cui i cardinali romani dal Rinascimento in poi, ma con un'esplosione straordinaria fra 500 e 600, trascorrono una parte dell'anno, i mesi come questo, mangiati dal solleone romani. Posti in cui le fontane, i giochi d'acqua, le statue antiche e la natura si fondono in una specie di sogno che fa rivivere la Roma classica e le sue edilizie. Cardinal del Monte possiederà questo posto straordinario fino al 1621, quando la famiglia Ludovisi, in quel momento la famiglia del Papa regnante Gregorio XV, grande pontefice bolognese, prenderà questa villa, che diventerà appunto Villa Ludovisi, facendone uno dei centri ineludibili della visita a Roma di ogni uomo colto fino all'Ottocento inoltrato. Al centro della villa il casino, che ancora sopravvive, che prende il nome dall'Aurora, perché proprio per Gregorio XV, un grande artista emiliano guercino, affrescherà questa meravigliosa aurora che con le dita di rosa, come nei versi di Omero, fa dissipare le tenebre della notte e introduce la luce del giorno, un affresco mirabile che segna proprio il passaggio fra la cultura di Caravaggio e quella del periodo che oggi chiamiamo barocco. Ma la Villa Ludovisi oggi non c'è più, rimane solo questo patetico giardinetto condominiale intorno al casino dell'Aurora. La Villa Ludovisi è caduta, come moltissime altre grandi ville di Roma, sotto i colpi della speculazione edilizia degli anni 80 dell'Ottocento. Roma capitale parte subito malissimo, finendo in mano a quella cricca di palazzinari che ancora oggi la controllano. È sindaco un Torlonia, un gentiluomo vaticanesco, questa sì la vera antipolitica alla guida della città, che fa a pezzi Roma a favore della società immobiliare che trasforma tutto in case. Nasce il quartiere Ludovisi con via Veneto al posto della Villa Ludovisi.
non c'è più nulla di tutto ciò che per secoli si è amato. Si ribellano soprattutto i colti, coloro che conoscono, che studiano, si ribellano contro il governo, si ribellano contro gli interessi, si ribellano contro l'indolenza e il silenzio degli italiani conniventi e muti. Tra tutti coloro che prendono la parola c'è Ermanno Grimm, che scrive questo libro mirabile, La distruzione di Roma. Ermanno Grimm è un tedesco, è uno storico dell'arte, è uno studioso, è il figlio di uno dei due fratelli Grimm, grandi filologi germanici e grandi favolisti noti a tutti per aver scritto Hansel e Gretel o Biancaneve. In questo libro Grimm fa notare che tutto questo è avvenuto contro le leggi, come al solito, e contro la volontà della comunità. Grimm studia e legge il piano regolatore. Il piano regolatore di Roma del 1882, legalmente sanzionato, aveva tenuto conto del fatto che dentro la città, rifabbricando su terreni incolti, dovessero essere lasciati intatti quei luoghi che sarebbero, come dicono gli inglesi, i polmoni della città, i serbatoi d'aria pura e nei caldi mesi estivi rifugi per respirare, per godere dell'ombra e del fresco. E fra questi vediamo che dovevano essere risparmiati un certo numero di giardini che si doveva rinunziare a coprire di case. Fra questi i giardini Ludovisi. E continua Grimm, la villa Ludovisi giace, oggi purtroppo bisogna dire giaceva, al limite orientale della città, a Porta Salaria. Toccava le mura di Aureliano, che mirabilmente tappezzate d'ellera ne formavano il confine a levante. Bellissimi viali ombrosi, di querce e allori, qua e là frammezzati da alti e larghi pini, tranquillità, aria balsamica. Sì, io credo che se guardando tutta la terra si fosse domandato qual era il più bel giardino del mondo, coloro che conoscevano Roma avrebbero risposto senza esitare la Villa Ludovisi. Questo è ciò che resta del più bel giardino del mondo. Di pubblica necessità, diceva Grimm, non se ne discorre neppure. Quello che può aver dato l'impulso a tale opera è soltanto la circostanza che la villa è situata in un luogo dove il suolo oggi è così caro da fare intascare a casa Ludovisi i milioni che desiderava. L'interesse di pochi contro l'utilità di tutti. È un libro del 1886, la storia è la storia di oggi. Ciò che specialmente fa paura, conclude Grimm, nel moderno mutamento di sistema è l'improvviso drizzone verso il mostruoso. È proprio dei nostri nuovi tempi che quando ci sia realmente da guadagnare milioni, in un batter d'occhio le condizioni mutino e si passa ogni misura senza che, e anche questo è un segno del tempo, nessuno ci veda niente di straordinario o che apparisca anche possibile il porvi riparo. E così tutto questo morì. Tra i pochi italiani che presero la parola coraggiosamente in pubblico sui giornali fu Gabriele D'Annunzio, che non rinunciò di scrivere nel Piacere, che esce alla fine degli anni Ottanta, chiudendo questo decennio scellerato di distruzione, non rinunciò a far andare Andrea Sperelli e Elena Muti, due amanti del Piacere, anche nei giardini della Villa Ludovisi. Se la immagina alla vigilia della fine, la Villa Ludovisi un po' selvaggia, profumata di viole, ove in quel tempo i platani d'Oriente, i cipressi dell'Aurora, che parvero immortali, rabbrividivano nel presentimento del mercato e della morte. Il mercato e la morte che dominano ancora le città moderne dei nostri giorni e le nostre vite. Ma è tempo di lasciare tutto questo, è tempo di tornare da Caravaggio. Alla fine della sua vita di Caravaggio, dopo aver enumerato i quadri dell'artista sparsi per l'Italia e per l'Europa, Giovan Pietro Bellori, come in un ultimo commento prima di abbandonare il lettore, scrive alcune frasi straordinariamente interessanti e sono le frasi che hanno condotto la storiografia, gli studi, a riscoprire ciò che ci sta sulla testa e noi oggi a Villa Ludovisi. Tiensi ancora in Roma, cioè si ritiene, si pensa a Roma, essere di sua mano, che sia autografo di Caravaggio, e questa autografia è ancora oggi disputata, c'è chi non crede
a differenza di me, che ciò che sta sulla nostra testa sia di Caravaggio, essere di sua mano Giove, Nettuno e Plutone nel giardino Ludovisi a Porta Pinciana, nel casino che fu del Cardinal del Monte, il quale, essendo studioso di medicamenti chimici, vi adornò il camerino della sua distilleria appropriando questi dei agli elementi del globo del mondo nel mezzo di loro. Siamo in un camerino, siamo in un piccolo studiolo, in una stanza alchemica dove il Cardinal del Monte praticava l'alchimia. È un luogo segreto, è un luogo ritirato, è un luogo che appartiene alla tradizione degli studioli rinascimentali, è un luogo che in certa misura rivaleggia con il camerino più famoso di Roma in quel momento, il camerino del Cardinal Farnese, dove dipinge e affresca Annibale Carracci più o meno negli stessi anni. Si dice che il Caravaggio, sentendosi biasimare di non intendere né i piani né la prospettiva, tanto si aiutò collocandogli corpi in veduta dal sotto in su che volle contrastare gli scorci più difficili. Caravaggio fa a gara con se stesso e cerca di sfatare alcuni dei pregiudizi degli artisti romani nei suoi confronti. Quando siamo esattamente? Qual è la cronologia di questa pittura? Noi sappiamo che il Cardinale del Monte acquista il camerino nel 1596, ma nel 1597 lo deve cedere agli Aldobrandini. Ma nel 99 il Cardinale del Monte riesce a riacquistare questo amatissimo casino di delizie. Deve essere questo il momento, il 1599, in cui Del Monte chiede a Caravaggio di cimentarsi con la decorazione di questo piccolo camerino segreto. Siamo alla vigilia della Cappella Contarelli, siamo al momento in cui Caravaggio si appresta ad uscire in pubblico. I suoi quadri stanno già molto circolando. Tra le molte critiche che gli si fanno c'è quella di non intendere la prospettiva, di non saper collocare i corpi nello spazio in maniera convincente. Dobbiamo ricordare che fino a quel momento Caravaggio non ha rappresentato nessun corpo stante, fatta eccezione per l'angelo della fuga in Egitto, del riposo nella fuga in Egitto, che però non per caso è visto di dietro, è visto di spalle. Qua vediamo i suoi primi nudi monumentali in piedi e vediamo come Caravaggio si cimenti con la prospettiva e con quelli che Bellori e la critica d'arte del suo tempo chiama gli scorci, le vedute dal sotto in su, con una prospettiva estrema. Lo fa a modo suo. Egli dispone questi dei, in questo caso sopra la mia testa ci sono Nettuno e Plutone, non come delle apparizioni celesti in volo, ma come dei vicini che in un condominio affollato di una metropoli moderna stiano prendendo il fresco senza nessun riguardo alla decenza. Sono degli uomini nudi in piedi sul cornicione del piano di sopra. Caravaggio rappresenta gli dei dell'Olimpo nella maniera più creaturale, meno celebrativa, meno distante. Questo scorcio strepitoso non è uno sfoggio di sapere accademico, ma invece un modo di farceli sentire prossimi, non senza una qualche ironia. Ci sono dei precedenti per questo scorcio estremo in una decorazione di formato rettangolare in un piccolo spazio, soprattutto Giulio Romano a Palazzo Te a Mantova, cioè un grande autore della tradizione raffaellesca romana, ma intera lombarda, e quindi un punto di snodo fondamentale per la crescita di Caravaggio stesso. E poi si è anche fatto notare come soluzioni non lontane da questo siano quelle che Giulio Campi fa a San Sigismondo a Cremona, rappresentando una Pentecoste, siamo poco oltre la metà del Cinquecento, in cui gli apostoli che ricevono lo Spirito Santo sembrano anch'essi in piedi su un cornicione sopra la testa di chi guarda. Come al solito Caravaggio usa delle composizioni tremendamente, terribilmente innovative, ma non senza avere un rapporto con la tradizione. Bellori però considera tutto questo improprio. È vero che questi dei non ritengono le loro proprie forme, cioè non sono immediatamente riconoscibili con il decoro che spetterebbe agli dei dell'Olimpo. Il padre degli dei, Giove, è scosciato, con le pudenda, le vergogne in bella vista, l'aquila non copre i suoi genitali, sembra che stia scivolando, fra un minuto potrebbe esserci caduto addosso. Sembra quasi un rifacimento naturalistico, perfino ironico, del Padre Eterno di Michelangelo sulla Volta Sistina, che crea gli astri toccando la sfera della luce in un modo molto simile. Non è il Padre Eterno cristiano, è il Padre Eterno pagano, ma siamo molto vicini. Le lenzuola con cui Caravaggio aveva panneggiato il Bacco e le sue altre personaggi della pittura di questo momento lo vediamo svolazzare dietro le spalle di Giove in un'improbabile toga che invece di coprirlo gli vola via, come se il padre degli dei non riuscisse bene a governare
la vela come uno skipper in difficoltà nel mare del cielo dell'Olimpo. Non ritengono le proprie forme, non solo, ma Caravaggio colorì ad olio nella volta, dice Bellori, non avendo mai toccato pennello ad affresco, come i suoi seguaci insieme ricorrono sempre alla comodità del colore ad olio per ritrarre il modello. Caravaggio non pratica l'affresco. Se l'avesse fatto, la storia dell'arte italiana sarebbe stata diversa. Nel momento in cui Annibale Carracci, sulle orme di Raffaello, fonda una grande scuola di decoratori monumentali, e proprio qui il Guercino fa dei grandi soffitti ad affresco che dimostrano la vitalità di questa tradizione, Caravaggio non accede a questa tecnica, preferisce l'olio, che è più veloce, che è più flessibile, che lo lega di meno e che gli permette di restituire il tessuto della vita e di reagire direttamente di fronte al modello. Potremmo quasi figurarci nello studio di Caravaggio tre modelli nudi messi improbabilmente in alto perché gli potesse raffigurare in alcuni studi, in alcuni bozzettoni che poi deve avere, non senza credo una certa sofferenza, tradotto su questo soffitto. Il volto del Nettuno è un trasparente autoritratto, è assai vicino all'autoritratto nel Martirio di San Matteo, e questo volto un po' iroso sembra quasi un'autocaricatura del Caravaggio di cui conosciamo le imprese nei vicoli di Campo Marzio. E invece il Plutone è tra i tre il più statuario, il più nobile, nonostante i suoi genitali che ci vengono così generosamente ostentati. Si ricorderà di lui Gian Lorenzo Bernini nel suo Plutone, che farà per il Cardinal Borghese, che lo voleva però donare al Cardinale Ludovisi. Il Plutone Proserpina, che ora è la Villa Borghese, stava a pochi metri da qua, nella Villa Ludovisi, quando la villa era intera ed esisteva. Il cane Trifauce, Cerbero, di Bernini discende direttamente da questo cane di Caravaggio. Bernini guarda questo soffitto mentre viene a trovare il Cardinale Ludovisi, sa che è di Caravaggio. Qua, in questo camerino appartato, si svolge a distanza e sulle opere un incontro cruciale per la storia dell'arte del Seicento.